una vittoria che forse non meritavamo completamente, una partita che secondo me era orientata ormai sul pareggio, due squadre anche nel secondo tempo stanche. Oggi è stata veramente una giornata caldissima, noi non eravamo neanche abituati a giocare con questo caldo perché non abbiamo mai fatto partite né di Coppa Italia né amichevoli alla luce del sole. Temevo che la squadra, non avendo poi dei cambi in panchina adeguati, non mi reggesse l'urto del ritorno del giugno 9. Invece, diciamo, siamo stati bravi, anche in parte fortunati, nel collezionare questo gol proprio sul fine della partita. A questo punto è stato più facile anche raddoppiare le forze per portare in porto una gara che forse alla vigilia nessuno si aspettava di poter vincere. Sì, sono contentissimo, l'avevamo detto in settimana, siamo stati sfortunati nelle altre partite, abbiamo perso 4-5 amichevoli e Coppa Italia 1-0 con un tiro degli avversari. Già in settimana, scherzando, si diceva che domenica probabilmente potevamo fare un tiro e finalmente la potevamo buttare dentro. Poi ci siamo stati fortunati, il Giuliano non meritava sicuramente di perdere, la partita poteva finire benissimo 0-0, ma c'era un caldo della miseria e quindi direi che insomma, la partita poteva finire benissimo 0-0. Poi siamo stati fortunati e sono stato bravo a buttarla dentro. Se l'aspettava un quadro simile, soprattutto cioè, simile nel senso 4 assenze? Ma che assenza? Non parliamo di assenze nel quadro, che mi risulta che questa non è la squadra un po' base, insomma ci potrebbe essere un senza cambi, ma c'erano 5 ragazzi, lo dico io, della Perretti Salvo. Ma anche noi in campo, in panchina, abbiamo dei giovani, non ci attacchiamo a questo, avevamo qualche assenza anche noi, ma non è questo il problema. Diciamo che hanno vinto, merito a loro, però non mi sembra che il risultato sia quello giusto.